Ciao a tutti e benvenuti in Race Mode. Oggi siamo a Magione e vi facciamo vedere come funziona una giornata tipo qui nel circuito per i corsi start e i corsi EVO. Tra pochi secondi vi illustrerò entrambi i box, quello hospitality e quello tecnico, dove all'interno è stato allestito tutto come nelle giornate Race Mode qui a Magione. Questa è l'hospitality e la zona delle iscrizioni. Appena arrivate troverete Federica pronta con tutti i moduli già precompilati, se avete lasciato tutta la documentazione in fase di iscrizione. Vi iscrivete qua, vi diamo il foglio con tutti gli orari della giornata e potrete prendere gli adesivi da mettere sulla moto per le foto per il fotografo, e è lo stesso box dove poi a pausa pranzo verremo a mangiare o comunque dove potete usufruire un po' di una open bar senza alcol ovviamente per tutta la durata della giornata. Questo è il desk di iscrizioni, qui troverete come già detto i vostri moduli da firmare già compilati e vi verrà data un elenco dei turni della giornata, come sono suddivisi i corsi e le prove libere. E avrete all'interno della scheda anche due adesivi da attaccare alla moto in modo che le fotografie vengano automaticamente caricate sul nostro server, perché così la sera potrete visionarle direttamente dall'app, dal vostro telefono. Qui nel box hospitality troverete quindi il buffet per la pausa pranzo e questa zona dietro alle pareti mobili dove andremo a verificare e guardare i video ripresi durante gli onboard dei corsi sia EVO che start. Una volta completate le iscrizioni, se partecipate ad un corso, potete prendere la vostra moto e portarla nel box. Questo è il box tecnico, lo troverete dietro al camion e di fianco a quello hospitality, e qua dentro ci sono le moto degli istruttori e ci sono i meccanici di Punto Motocorse che supportano le giornate di Race Mode. In base all'ordine di arrivo o comunque al tipologia di corso, se start o EVO, verrete messi in questo box o comunque nei box limitrofi accanto a questo. Sempre in questo box potrete trovare lo staff di Punto Motocorse che vi può dare una mano per qualsiasi necessità in caso di bisogno. E ovviamente oltre quella soglia c'è il circuito di Magione. Quindi una volta che vi siete iscritti e che avete portato la moto nel box, è tempo di, per chi vuole, andare a prendere il transponder in torretta direzione, e per gli altri è tempo di cambiarsi e iniziare a entrare in ottica corsi, sia gli start che gli EVO, in base agli orari della giornata. Ultima cosa da fare, ma la più importante prima di entrare in pista, è quella di partecipare al briefing per la sicurezza. Il briefing è obbligatorio e sarà fatto qui in questo box, nel box hospitality, alle ore 9 di ogni giornata di Race Mode qui a Magione. Per coloro che partecipano al corso il briefing è assolutamente obbligatorio. Chi partecipa alla giornata invece riceverà delle informazioni e un QR code nel quale potrà trovare il video direttamente su YouTube dello stesso briefing nel caso in cui qualcuno arrivi più tardi durante la giornata. Dopo ogni turno del corso torniamo nel box hospitality dove ci aspetta la sessione di controllo dei video registrati on board in pista con tutti gli allievi del gruppo. Una volta finito il corso ci ritroviamo qui davanti a questi due pannelli per la foto di rito e la consegna del diploma. Bene, spero che questo video vi sia servito per capire come funzionano meglio le giornate Race Mode qui a Magione per i corsi start e per i corsi EVO. Vi ricordo che per le informazioni sulle giornate e qualsiasi altro dettaglio potete visitare www.racemode.it. Quindi non mi resta che ringraziarvi per aver seguito questo video e ci vediamo in pista. Ciao!